Fischi da Gabriele Mastropasqua. Albanese, per cui dall'altra parte dell'Adriatico. E perché noi facciamo una canzone in tradizione albanese che potremmo fare una canzone in tradizione laziale, per esempio, o della Ciociaria? Perché noi abbiamo un pianista e un compositore albanese che è Andy Combo. E quindi in banda a tutto quello che si dice in questi giorni, noi invece siamo aperti e li vogliamo tutti qua, insomma. Li accogliamo, la musica, questa musica in particolare è una musica di incontri, è una musica di scambio, non sarebbe esistita probabilmente senza gli incontri e gli scambi. Andy in realtà è in Italia già da un po' di anni, perché ha studiato prima a Brescia e poi a Trento al conservatorio, sta perfezionando i suoi studi, poi magari tornerà in Albania, aprirà un grande jazz club e ci inviterà a suonare con tutta l'orchestra, ce lo assicuro. Bene, comunque il brano è molto, molto appassionante, come sentirete. È un brano che ha un tempo di valse, diciamo, un tre quarti, che dalla tradizione di un paese, diciamo, oltre mare è arrivato fino a qua in una forma jazzistica. Red Tuman. Cerco partiture tutte quante prodotte freschissime, questa è appena scritta, ancora un'ora di inchiostro. Red Tuman. Va. Thank you.
qualche anno fa, invece sono le nostre studentesse cantanti che hanno seguito il corso con Elisabetta Antonini in questi giorni, che si uniscono all'orchestra e i prossimi brani prevedono anche delle parti cantate, per cui ci addentriamo nella forma canzone, ma come sentirete sono canzoni nuove, anche un po' inusuali probabilmente, che insomma hanno arricchito il nostro repertorio. La prima che vi suoniamo è Angles, che è stata scritta da Gabriele Mastromozzi. Angels vuol dire angeli, angles vuol dire angolazioni. Ma che ci frega, ma che ci importa, mi vedevo la gabbia. Thank you.
Thank you.
Grazie, grazie. Era This Moment di Daniele Marrone con Fernando Bassi, Michael Wolf. A questo punto abbiamo una piccola cerimonia di cui vi rendiamo partecipi, perché si chiude questa sera questo primo campus che si è svolto in questi giorni, come vi raccontavo all'inizio, qui a Castello di Serboneta, e per cui procederemo a consegnare gli attestati ai ragazzi, per cui è un momento così anche di saluto con loro e con l'orchestra, tutti coloro che hanno partecipato. Ci sono anche altri ragazzi che hanno partecipato e che non fanno parte dell'orchestra, chitarristi e una carrellata di brani orchestrali. E il titolo è Lena ed è stato composto dal signor D'Arienzo. Ciao! Vi ringraziamo tutti tanto di essere stati qui, e insomma anche personalmente voglio ringraziare, a parte l'associazione 52 Jazz, l'associazione che poi ci ha ospitato e che ha organizzato tutto questo con uno sforzo incredibile. Insomma, sono stati mesi di lavoro molto impegnativi, e dal nulla, insomma, in 3-4 mesi siamo riusciti a costruire questo piccolo grande incontro, 35-40 persone che hanno, come dicevo prima, vissuto insieme, condiviso, respirato, sudato, anche perché anche non volendo, insomma, quello era quello che succedeva in questi giorni qua. E comunque giorni molto intensi, e speriamo che questo appuntamento possa protrarsi negli anni successivi in questo posto che è veramente fuori dal mondo, fuori dal tempo, un posto incredibile. E grazie a tutti, e vi suoniamo Lena.